anni 50, American Graffiti, Cadillac, jukebox bombati, ma sono anche gli anni dove i maggiori produttori italiani di macchine di caffè capiscono l'importanza di creare dei prodotti eleganti, dall'estetica innovativa che si distinguano all'interno di un bar. E ora questo ci verrà ben spiegato da Enrico Maltoni, collezionista di capolavori. Sì, siamo nel 1956 e questa macchina qui esposta è una macchina molto importante dal punto di vista del design, è stata progettata da Bruno Munari e Enzo Mali, e si chiama Serie Concorso, ma in realtà è soprannominata Diamante proprio per questa carrozzeria sfaccettata con la somiglianza proprio del taglio del diamante. In questo modello sicuramente ha rappresentato un po' l'inizio del boom del design della macchina per il caffè, i grandi architetti firmano questi importanti capolavori, le case costruttrici sempre di più sono attente all'estetica della macchina per il caffè e si aprirà sicuramente una produzione industriale seriale che ci porterà agli anni 60. Sicuramente è un grande boom boom economico italiano del 1950 ha portato sì lo sviluppo e il grande consumo del caffè, però questa parte secondo me è molto importante. E questi architetti, sicuramente molto ben preparati nei vari campi, hanno progettato queste macchine rendendole sempre più affascinanti e luccicanti in tutti i bar.